Attenzione, vi consigliamo di non giocare al gioco del bagno. Si dice che possano accadere molte cose sgradevoli. Istruzioni del gioco. Fase 1. Prima di andare a letto la sera, toglietevi i vestiti e andate in bagno. Fase 2. Riempite la vasca da bagno con acqua e spegnete le luci. Fase 3. Sedetevi al centro della vasca, di fronte ai rubinetti. Fase 4. Lavatevi i capelli ripetendo più volte le parole Daruma San Kate, Daruma San Kate. Fase 5. Mentre lavate i capelli, nella vostra mente dovrebbe comparire l'immagine di una donna giapponese in piedi in una vasca da bagno. Lei scivolerà e cadrà su un rubinetto arrugginito. Il rubinetto le trapasserà l'occhio e la ucciderà. Fase 6. Continuate a ripetere le parole Daruma San Kate, Daruma San Kate, finché non avete finito di lavare i capelli. I vostri occhi però, nel frattempo, devono rimanere sempre chiusi, sempre. Potrete sentire un leggero movimento nell'acqua dietro di voi, ma voi non voltatevi, tenete gli occhi chiusi e non sbirciate. Avrete appena invocato un fantasma. La figura spettrale di una donna sorgerà fuori dall'acqua dietro di voi. Sentirete la sua presenza mentre vi fissa con la testa appena dietro la vostra spalla destra. I suoi capelli sono neri e aggrovigliati, mentre i suoi vestiti ormai sono lacerati e in putrefazione. Ha un solo occhio. Il suo occhio sinistro è spalancato e iniettato di sangue. Il suo occhio destro, beh, non c'è, vi è solo un'orbita sanguinante. Fase 7. Quando avvertite la presenza del fantasma, dite ad voce alta: perché cadesti nella vasca da bagno? Fase 8. Tenete gli occhi chiusi ermeticamente. Alzatevi, uscite dal bagno. Fate attenzione a non inciampare e cadere. Uscite immediatamente dal bagno e chiudete la porta dietro di voi. Ora potete aprire gli occhi, però lasciate l'acqua nel bagno durante la notte e andate a dormire. La mattina dopo, quando vi sveglierete, il gioco avrà inizio. Il fantasma di quella donna con un solo occhio vi seguirà. Ogni volta che vi volterete a guardare, lei scomparirà. Durante tutta la giornata, quando darete uno sguardo dietro la spalla destra, la potrete intravedere. Più i giorni passano, più lei si avvicina. Non permettetele mai di catturarvi. Se vedete che è troppo vicina, dovrete gridare Tomare, che significa stop, per poi scappare il più velocemente possibile. Questo vi permetterà di mantenere una certa distanza tra voi e la donna da un occhio solo. Per terminare il gioco, dovete intravedere la donna fantasma e gridare Kitta, che significa io ti taglio la libertà. In quel momento farò oscillare la mano verso il basso con un movimento di taglio. Dovreste terminare il gioco entro la mezzanotte. In caso contrario, beh, la donna da un occhio solo apparirà nei vostri sogni e vi perseguiterà. Le regole sono poche e semplici. Non aprire gli occhi quando il fantasma appare per la prima volta. Non lasciare che il fantasma vi faccia lo sgambetto quando uscite dalla vasca. Non rientrate nel bagno dopo esserne usciti. Non svuotate la vasca fino al mattino. Non consentire alla donna di catturarvi. Ah, e un ultimo consiglio. Non giocate a questo gioco. È molto pericoloso. Potreste essere posseduti dallo spirito e morire orribilmente. Potreste anche inciampare e cadere nella vasca da bagno ferendovi, o peggio, morendo. Se non riuscite a terminare il gioco correttamente, il fantasma potrebbe continuare a seguirvi per il resto della vostra vita.